La prima cosa che andiamo a imparare su questa canzone sono gli accordi e il tempo con cui suonarla. Allora, gli accordi sono molto semplici. Abbiamo un La, quindi tasto 5 della corda di Mi, un Sol, tasto 3 corda di Mi, Fa, quindi scendiamo sempre di tono, tasto 1 corda di Mi, e l'ultimo accordo è un Do. Il Do andiamo a prenderlo al tasto 3 della corda di La. Il tempo è un po' particolare, nel senso che è un 4 quarti, però viene contato 3 più 5, quindi 3 sul La e 5 sul Sol. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi la somma deve fare comunque 8, però viene spezzato in questo modo. Se ascoltiamo la batteria, abbiamo un colpo di cassa che ci dà l'accento per poterlo suonare bene a tempo. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Possiamo contarlo indifferentemente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, oppure può venire anche comodo pensarlo come 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi sul 4 del primo accordo andiamo a cambiare l'accordo. Il giro di basso originale di questo pezzo, a mio parere, è molto bello, infatti l'ho trascritto e proviamo a leggerlo insieme. Partiamo dal La e abbiamo questa cosa qua, La, nota morta, Do di passaggio, che poi cade sul Sol, appunto come avevamo contato prima, sul 4. Sul Fa invece, Fa, nota morta mentre spostiamo la mano, Sol, e poi andiamo a cadere sul Do anche qua sul 4. 1, 2, 3 e 4. E 4. E 4. E 4. E 4. Adesso andiamo a mettere l'abbellimento sul secondo accordo e sul quarto. Quindi siamo partiti La, cadiamo sul Sol. Qua mettiamo, per andare in Fa, abbiamo una quartina. Le note sono La, Do, La, Sol e poi cade sul Fa, sul battere. Queste quattro note vengono introdotte da uno slide. Io lo faccio partire parto con l'anulare un tono o mezzo tono prima del La, quindi sul Sol oppure sul Sol diesis. La, Do, La, Sol, Fa. Quindi questo slide viene fatto prima del battere della quartina. Mi fa cadere sul La sul battere del 4. Poi sul Do stessa cosa, solo che in questo caso abbiamo un Emmeron, non abbiamo più lo slide, abbiamo un Emmeron, le note sono Re, Mi, Re, Do e poi cadiamo sul La sul battere dell'1. Il Re Mi, per rendere il pezzo più leggero, se no sarebbe pesante, viene fatto con un Emeron. Volendo si può fare anche il pull off. Quindi andata e ritorno, Re, Mi, Re. 3 e 4.
Per l'ultima proposta d'accompagnamento che ti propongo, andiamo a fare dei bicordi. Quindi questo, ad esempio, potrebbe sostituire, non ci fosse il pianoforte o la chitarra, per poter accompagnare soltanto, ad esempio, basso batteria oppure soltanto basso e voce, comunque. Andiamo a costruirlo con dei bicordi di terza, principalmente di terza. Vedremo adesso come li suoniamo. I bicordi sul basso funzionano soprattutto se sono molto lontani, questo perché impastano meno il suono. Se io faccio un bicordo vicino e basso, questo è un bicordo di terza, ad esempio sol si, vedete che il suono è impastato e brutto. Se io vado già ad aprirlo, magari mettendo il sol e il si all'ottava superiore, ha tutto un altro effetto. In questo preciso caso noi abbiamo un accordo di La minore. Anche qua il bicordo vado a farlo più sull'acuto, in questo modo da far rendere ancora meglio il suono del basso. Suono La al tasto 17 della corda di Mi e il Do acuto, sempre tasto 17, ma corda di Sol. Qua passo dal La minore, La Do, al Sol maggiore, Sol Si. Tasto 3, tasto 15, corda di Mi, e tasto 16, corda di Sol. La minore, Sol maggiore. Poi avrei un Fa maggiore e Do maggiore. Sul Fa vado a fare tasto 13, corda di Mi, e tasto 14, corda di Sol, Fa, note Fa e La, che mi compongono un bicordo di un accordo maggiore. E Do, Do e Mi. Do, tasto 8, corda di Mi, e Mi, tasto 9, corda di Sol. Fa, Do. Come abbellimento ho messo la stessa frase Re, Mi, Re, Do, ma presa qua sopra. Re, Mi, Re, Do. Può funzionare meglio prendere il Fa in questo modo, che cade poi sul Do. Quindi questo è sempre un bicordo di Fa, però vado a fare un basso di Do e canta il Fa. Quindi va a comporre la quinta, il Do, che è la quinta di Fa, quindi un accordo, non mi dice se è maggiore o minore, però sta bene, perché poi risolve cadendo sul Do maggiore. Quindi esce fuori La, Sol, Fa basso Do e Mi, e Do maggiore, quindi Do Mi. Grazie per aver visto il video, spero che ti sia stato utile, spero che questi brani tormentone comunque ti incuriosiscano per approfondire lo studio del basso elettrico. Abbiamo anche dei bei giri, anche se sono brani comunque commerciali, spesso anche senza il basso. Quindi se lo studio di questo brano serve per poter avvicinarsi al mondo del basso elettrico, ben venga, io ne sono felice.